Buona domenica, ben ritrovati con l'Abruzzo del Pallone, la domenica calcistica di TV6 che insomma è stata un po', per quanto riguarda la Serie D, condizionata dagli anticipi di ieri, dalle partite di oggi, dai rinvii che ci sono stati, delle partite che ieri si sarebbero dovute giocare. Insomma è stato un fine settimana un po' particolare, ecco, mettiamola così. In Serie B e in Serie C non si è giocato perché i campionati sono fermi, ma questo pomeriggio c'è stata l'amichevole tra Pescara e Fano. Ha vinto il Fano 1-2, tra poco vedremo anche il servizio della partita, l'intervista anche a Beppi Pillon realizzata dopo la fine della partita. Vi ricordo che l'integrale della partita Pescara-Fano alle ore 21, quindi al termine di questo numero dell'Abruzzo del Pallone, la potrete seguire integralmente, telecronaca di Paolo Renzetti. Dunque è un motivo in più per i nostri amici appassionati di sport e di calcio, soprattutto per stare in nostra compagnia anche questa sera fino in seconda serata. Io saluto in redazione, perché è appena tornato dallo stadio adriatico di Pescara, Andrea Costantini. Ciao Andrea. Ciao, ciao e buonasera a tutti. Ben ritrovato Andrea. Ovviamente partiremo con l'amichevole, con il servizio e le parole di Pillon, ma lo dico a beneficio di tutti gli amici amanti del campionato di Serie D: ampia pagina, tutto l'Abruzzo del Pallone di questa sera sarà dedicato alla Serie D con le partite di oggi. E purtroppo non è andata benissimo: pareggio 1-1 per il Giulianova, sconfitta 2-1 per la Vastese. Rivedremo anche le partite di ieri pomeriggio, anche lì insomma, a parte il notaresco, non è che sia andata molto molto bene. Tra poco ci raggiungerà il presidente dell'Avezzano, Luciano D'Alessandro, che sta arrivando davvero a minuti. Intanto saluto l'altro ospite, lo ringrazio per essere con noi, non ha giocato ieri, il direttore sportivo del Matelica, Francesco Micciola. Ciao direttore, ben ritrovato. Buonasera, buonasera a tutti. Ciao Jacopo. Buon anno, buon anno. Insomma è un momento un po' particolare anche per il Matelica, che ieri avrebbe dovuto giocare contro il Pineto, ma le condizioni atmosferiche e meteorologiche non hanno permesso la disputa della partita col 3 di neve sul Giovanni Paolo II di Matelica. Andiamo a vedere a questo punto i risultati di questa giornata di campionato, che praticamente è completa. Fatto salvo i due recuperi, i risultati e poi ovviamente la classifica del campionato di Serie D. Come detto, oggi si giocavano due partite e entrambe queste partite riguardavano formazioni abruzzesi: Francavilla Campobasso 1-2, Avezzano Montegiorgio 0-1. Queste sono partite giocate ieri. Questo pomeriggio Castelfidardo Giulianova 1-1, Forlì Savignanese 1-1, Recanatese Notaresco 0-2, San Maurese Vastese 2-1, San Giustese Isernia 1-1, Sant'Arcangelo Isina 0-1, rinviate Matelica Pineto e Agnonese Cesena. Matelica Pineto il 23 gennaio, il 30 invece Agnonese Cesena. Peraltro il 23 gennaio si recupererà anche Giulianova Agnonese, che è stata rinviata la settimana scorsa. Vediamo la classifica, che chiaramente deve tener conto anche di squadre che hanno partite in meno. Il Cesena, che non ha giocato, resta a 47 punti, così come il Matelica a quota 40. Il Notaresco sale a 36 punti, la San Giustese 34, Pineto e Recanatese 33, Francavilla 31, Montegiorgio 29, San Maurese 28, Vastese 26, Giulianova e Savignanese 25 punti, 24 per il Campobasso, 23 per la Jesina, 21 per il Sant'Arcangelo, 20 per il Forlì, 18 per Isernia e Avezzano, 17 per l'Agnonese, 13 per il Castelfidardo. Questo è il quadro, i numeri freddi insomma della giornata di campionato dopo la seconda del girone di ritorno. Io direi, Andrea, però di andarci a vedere il servizio di Pescara-Fano di questo pomeriggio. Peraltro siamo in attesa, vedremo se avremo il tempo, se uscirà in tempo, siamo in attesa anche di una nota ufficiale della Teramo Calcio sulla questione. Insomma, avrete sentito Nicola Di Matteo, nuovo amministratore delegato, dovrebbe a momenti uscire una nota ufficiale della società biancorossa. Comunque, facciamo il punto, iniziamo da Pescara-Fano, 1-2 in favore della squadra di un allenatore che Ciccio Micciola conosce molto bene, Massimo Epifani. Vediamo.
Nella prima gara del 2019 il Pescara esce sconfitto a sorpresa ad Alfano nell'amichevole giocata all'Adriatico di fronte a 400 spettatori. Pillon ha schierato nel primo tempo con il canonico 4-3-3 la squadra con Fiorillo in porta, Balzano, Gravione, Perrotta e Crecco in difesa. A centrocampo Macin, Brugman e Canutè, mentre in attacco spazio a Del Sole, Mancuso e Antonucci. I marchigiani rispondono con il 3-5-2 con Sarri in porta, difesa a 3 con Konaté, Sosa e Celli. A centrocampo sugli esterni Vitturini e Setola con Tascone, Selasi e Lazzaro al centro e Da Silva e Ferrante in attacco. Prima emozione bianca-azzurra al secondo con una punizione di Del Sole alta. Risposta ospite al decimo con una buona opportunità per Ferrante. Al 23° fallo in area marchigiana di Celli su Antonucci con Di Martino che vede il rigore assegnato dal direttore di gara e trasformato da Mancuso con un tiro angolato. Il match è equilibrato con gli ospiti che non stanno a guardare e che trovano al 38° il pari con un eurogol di Tascone. Al 43° e poi Vincenzo Fiorillo a salvare su colpo di testa ravvicinato di Da Silva su cross di Vitturini. Nella ripresa poche emozioni con le tante sostituzioni operate da Pillone ed Epifani a fare soprattutto cronaca. Da segnalare nel Pescara il ritorno in campo di Cristian Capone dopo il grave infortunio. Al 28° arriva il gol vittoria ospite con Acquadro che mette alle spalle di Castrati dopo una deviazione di Canutè. Al 43° il Pescara l'occasione per il 2-2, ma la punizione dell'ex Ascolano si stampa sulla parte alta della traversa. Per i biancazzurri è sconfitta con i marchigiani, ma da domani si inizierà a pensare alla gara di campionato con la Cremonese. Pillone è arrabbiato e si aspetta con i grigiorossi ben altra prova. Poche indicazioni. No, si può essere anche stanchi come abbiamo lavorato tanto, però non mi è piaciuto l'atteggiamento. Atteggiamento che non va bene, però queste sono cose che poi parlerò con i ragazzi, vediamo un attimo. Sì, è mancato la concentrazione, l'attenzione, le cose che questo ci serve da lezione, per capire che se noi non facciamo bene le nostre cose, il nostro lavoro sul campo, tatticamente, non ci muoviamo bene, non siamo concentrati, allora abbiamo dei problemi. E se invece la squadra è attenta, facciamo quello che dobbiamo fare, siamo una squadra pericolosa, ma come oggi, se siamo come oggi, no. No, devono capire che non abbiamo fatto niente. E fino adesso tutto quello che è stato fatto non conta niente se tu non prosegui il campionato come deve essere. Perciò deve essere un monito per noi per capire certe cose, per capire cosa dobbiamo fare e cosa non dobbiamo fare. Penso che oggi la partita sia servita molto per questo. Vuoi fidarsi delle soste, ma soprattutto per le squadre che vanno... Sì, molto pericolose, soprattutto quando vieni da due vittorie, ma ripensi, invece bisogna ricaricare le pile, mettere la testa sul campo e pensare che dobbiamo pedalare, testa bassa, perché in questo campionato se molli qualcosa sei finito. Oh Andrea, vengo da te per, sì. Insomma, abbiamo sentito Pillon, benché si trattasse di un amichevole, insomma, non ci sta a perdere, ma non perché la partita di oggi fosse rilevantissima dal punto di vista del risultato, ma proprio perché probabilmente, sai, la pausa è stata lunga, magari l'impegno era quello che è, però il tecnico veneto vuole comunque sempre un Pescara che non abbassi mai la guardia, anche perché insomma domenica prossima si ricomincia, poi il girone di ritorno è sempre un girone particolare, eh? Sì, io non do grande significatività a questa partita, però oggi lo si è sottolineato, la sconfitta è una buona scusa per Pillon per battere sull'argomento concentrazione, perché lui ha detto, è chiaro che siamo stanchi perché abbiamo lavorato tantissimo in questa settimana con l'evidente richiamino di preparazione che si fa in questi giorni, 3 giorni consecutivi con doppie sedute, quindi la squadra ha lavorato molto e si vedeva questo in campo. Lui ha detto però non mi è piaciuto il fatto che non siamo stati concentrati, che non abbiamo fatto quello che comunque in campo bisogna fare, anche se con minore lucidità, minore freschezza, perché avevamo le gambe pesanti. Però insomma è una partita che ha un livello di significatività piuttosto basso. È giusto che però lui continui a premere su quello che è uno degli argomenti
principali del credo di Pillon, cioè l'attenzione, la compattezza, l'essere tignosi sempre sul pezzo. Quindi da questo punto di vista sicuramente avrà modo di rilavorarci la prossima settimana, quando poi si tornerà a fare sul serio contro una Cremonese rinforzata dall'arrivo di Soddi, ma è quasi sicuramente anche dall'arrivo di Daniel Ciofani. L'operazione dovrebbe andare a compimento nei primi giorni della prossima settimana e sarebbe dunque un grandissimo innesto. Per il resto si è rivisto in campo Capone, che è una ottima notizia, chiaramente lontano dalla migliore condizione, ma comincia a essere un'alternativa sulla destra per Antonucci, visto che altrimenti lì bisogna riadattarci Mancuso, che ora è intoccabile nel ruolo di centravanti. Mancuso anche oggi ha giocato un tempo, oltre al rigore trasformato, ha confermato di essere davvero in uno stato di grazia, perché lui la concentrazione non l'ha abbassata. Qui vediamo questa azione, ad esempio, si è procurato questa punizione, ha trasformato il rigore, ha avuto almeno altre due o tre iniziative folgoranti che testimoniano il fatto che, insomma, lui sta vivendo una stagione davvero strepitosa e non lascia nulla neanche in una amichevole come quella di oggi. Poi, e chiudo questo discorso, noi abbiamo messo la parte della conferenza di Pillon che riguardava l'amichevole, però dei 18 minuti di conferenza, quindi molto ampia, che tra poco sarà disponibile sulla pagina YouTube di TV6, si è parlato molto di mercato. Sarebbe stata la mia prossima domanda, Andrea. Sì, vengo subito al dunque, perché è l'argomento più attuale. Pillon sostanzialmente ha detto: se io sto appresso a tutte le voci che arrivano, io non dormo la notte. Perché un giorno sembra che debba partire questo giocatore, un giorno sembra che debba partire questo giocatore, se sto a tutte le voci e gli articoli che vengono proposti. Io ho dato delle direttive alla società, ha detto Pillon, direttive nel senso indicazioni, ecco, direttive no, indicazioni su quello che potrebbe servire. È evidente, dice Pillon, ci sono delle dinamiche di mercato, se veniamo a perdere dei giocatori, chiaramente dovremmo fare fronte alla perdita di questo o quel giocatore, magari acquisendone altri dal mercato e rimodulando anche gli equilibri di squadra, sarà una conseguenza. È evidente che poi il discorso è andato molto su Brugman, perché Gravion comunque resterà fino alla fine della stagione, potrebbe partire Brugman, potrebbe anche partire Machin, lo diranno le dinamiche di mercato dei prossimi giorni. Ecco, non è un mistero che Brugman è trattato dal Cagliari, in questo momento c'è distanza tra domanda e offerta, il Pescara chiede 4 milioni, però se poi il Cagliari dovesse offrire la cifra che vuole Sebastiani e Brugman va via, chiaramente il Pescara perde un elemento cardine. C'è Canutè che può giocare in quel ruolo, sicuramente dovrà essere reintegrato il posto lasciato libero da Brugman, però è altresì evidente che Pillon sta a quello che dirà il mercato. Lui chiaramente non può prevedere quelli che sono gli sviluppi, ma non lo può fare nessuno, perché Brugman anche la scorsa estate era dato in partenza, adesso va via, va in Spagna, va in Germania, va al Parma, lo vuole da Versa, poi alla fine è rimasto. Quindi lui ha cercato un po' di scansare tutte queste voci. Io lavoro con i giocatori che ho e ho questi a disposizione. Se dovessero esserci delle partenze importanti, si cercherà di reintegrare l'organico e di trovare nuovi equilibri. Chiaramente ha parlato comunque di fastidio, come tutti gli allenatori hanno in questo periodo, quando il calciomercato è aperto, perché lavorare con un mercato attivo comunque crea degli scompensi, e quindi gradirebbe, e chiudo il discorso, che questa fase finisse al più presto possibile, così da andare dritti verso la seconda parte della stagione. Ecco, io volevo chiedere al direttore una valutazione. È chiaro che un po', intanto vedete alle mie spalle il comunicato stampa del Teramo appena uscito, poi lo leggiamo insieme, facciamo un po' il punto della situazione, però volevo chiedere a Francesco Micciola, è chiaro che un po' disturba l'allenatore, ma questo è il momento principe per voi direttori sportivi, insomma, come poi si un dirigente come può cercare di fare da raccordo con la squadra, far stare tranquilla la squadra e l'allenatore e comunque operare sul mercato? Vabbè, il periodo di mercato è sempre difficile, perché ci sono tante chiacchiere, tanti giornali che parlano, quindi non è mai facile per un allenatore, per i giocatori, però poi deve essere bravo lì il direttore, un dirigente, a fare da tramite tra società e squadra,
e fa stare tranquilli un po' tutti. Va bene, chiaramente vi ricordo al termine della borsa del pallone 21, la telecronaca integrale di Pescara Fano con la telecronaca di Paolo Renzetti, poi ovviamente il servizio lo trovate così come le interviste già sulla nostra pagina YouTube. Domani sera intanto arrivano complimenti da Giulianova, da Vasto, per Micciola, insomma un po' da tante parti. Questo significa che ha lavorato bene, ma non ne avevamo nessun tipo di dubbio. Vi ricordo domani sera, a proposito di Pescara, torna l'appuntamento settimanale con Enrico Rocchi, con Replay, e poi ovviamente domenica sera noi faremo una domenica praticamente extra large, XXXL, perché partiremo nel pomeriggio con le partite e poi andremo avanti fino a Pescara Cremonese, che inizia alle 21, fino alle interviste post gara. Va bene, leggiamo un po' il comunicato, poi arriviamo alla Vastese, per gli amici da Vasto e gli amici di Giulianova, tra pochissimo sono già pronti i servizi sia di San Maurese Vastese che di Castelfidardo Giulianova, li vediamo tra pochissimo, però andiamo un attimo per ordine, perché come avete visto le notizie, pure in una domenica in cui Serie B e Serie C non giocano, sono tante, al di là dei risultati sul terreno di gioco. Comunicato stampa, lo leggiamo insieme, è appena arrivato, veramente 5 minuti fa. La società Teramo Calcio intende fornire alcune importanti precisazioni in relazione alle recenti notizie, se si può un po' stringere perché altrimenti sbordiamo da una parte e dall'altra. Eccola qua, la società in primo luogo ha evidenziato l'attività societaria regolamentata dalla legge, in tema di responsabilità degli enti. La società ha adottato un codice etico che impone il rispetto delle norme civili, penali, amministrative, sportive e morali. Il codice etico promuove nell'ambito della propria struttura operativa, insomma, da quello che ho capito. Andiamo avanti, vediamo se c'è qualcosa. Queste sono tutte le premesse, tutto questo premesso, la società intende precisare, ok, a tutt'oggi il signor Nicola Di Matteo, che non si trova in condizioni di incompatibilità con le norme di cui la legge 231.01 né con il codice etico, non ricopre ancora formalmente la carica di amministratore delegato, in quanto sono ancora in corso le normali procedure per il completamento dell'iter necessario all'assunzione della qualità di socio prima e di amministratore delegato dopo. Tutto questo premesso, la società intende precisare che ha agito sempre con la massima legalità e trasparenza anche sotto il profilo contabile e amministrativo, cosa che intende fare parimenti per il futuro. Pertanto esprime la propria condanna e il proprio dissenso rispetto a qualsiasi forma di connivenza o compartecipazione all'attività di stampo mafioso e o camorristico, avendo sempre respinto degnosamente tali condotte malavitose a cui si sente profondamente estranea. Diciamo, Andrea, insomma, che la vera notizia, ovviamente era scontato il fatto che prendesse le distanze la società, la vera notizia è che comunque l'iter per l'inserimento all'interno della compagine societaria di Nicola Di Matteo, quello che ne vinciamo, è ancora in itinere. Parimenti quella per diventare amministratore delegato, ovvero la società Teramo Calcio ha ufficializzato il fatto che un iter, nonostante ci sia stata la presentazione in settimana, è un iter ancora da completare. Sì, beh, lo apprendiamo, anche se era stata fatta una conferenza stampa dove comunque era stato inquadrato come un nuovo socio di minoranza ma con una cospicua partecipazione e amministratore delegato, ma evidentemente rispetto alla presentazione poi questo iter deve essere ancora completamente formalizzato, tant'è. Però insomma, ho notato insomma che Ghirelli, il presidente della Lega Pro, ha agito con grande solerzia. Mi verrebbe da dire quasi una solerzia che raramente a livello di istituzioni calcio vediamo. È stato convocato il comitato etico ora giovedì. Io francamente non so neanche su che cosa dovranno decidere e che cosa dovranno dire, e magari sarà una mancanza del sottoscritto. Si sta parlando di una persona che non ha procedure in corso, che da quello che risulta non ha carichi pendenti, quindi io francamente di cosa si sta parlando? È chiaro che tutto questo battage è nato dal fatto che è stata messa in mezzo, c'è stata questa associazione di idee con il termine camorra, che è chiaramente un termine che fa saltare tutti.
Penso che si sia trattato di un equivoco, è un pensiero del tutto personale, c'è stato evidentemente qualche fraintendimento, qualche espressione evidentemente usata in maniera non decisamente appropriata. Dopodiché, per il resto, se Di Matteo ha fatto la sua vita, condotto le sue attività ed è stato sempre al di fuori di un certo tipo di contesto formalmente, cioè carte alla mano, ripeto, io francamente, al di là di questo battage mediatico che si è creato mettendo insieme quattro parole estrapolate da tutto il contesto, poi di fatto di cosa si sta parlando? Cioè, stiamo parlando di una persona che è stata incriminata nel passato, stiamo parlando di una persona che ha un certo tipo di profilo, allo stato attuale questo non appare, quindi io non so come sarà gestita poi, perché a livello di istituzioni io non so cosa aspettarmi, però ripeto, il comunicato così strutturato con quelle premesse mi sembra un atto anche dovuto, sia nella parte finale, che poi è l'essenza di tutto, sia anche nella diciamo così, nell'individuazione del profilo di questa persona, che evidentemente non ha carichi pendenti e non ha precedenti di un certo tipo, il che mi sembra che sia la cosa più dirimente di tutto questo. Poi ripeto, il caso mediatico si crea, e molte volte si crea perché se diciamo nello scritto si mettono insieme quattro parole, ripeto, decontestualizzando il tutto, è chiaro che a una semplice lettura ognuno potrebbe sobbalzare, però io penso che poi tutto possa essere ricomposto se riportiamo tutto alla contestualizzazione di quelle espressioni. Assolutamente, d'accordissimo. Ci chiedevano se il Fano è di proprietà di Sebastiani. No, il Fano, il presidente ce l'ha, si chiama Gabellini. E poi che ci sia una partnership molto forte con la Pescara Calcio, ed ecco perché Massimo Epifani siede sulla panchina del Pescara, perché Bocchetti è il direttore sportivo, perché molti giocatori arrivano dalle giovanili del Pescara. Questo è ovviamente non è innegabile, questo è fuori di discussione, però no, il presidente del Fano, il Fano un presidente ce l'ha, e come. Cominciamo il nostro giro di servizi, partiamo da San Mauro Pascoli, dove si ferma la Vastese, che insomma a ridosso delle vacanze di Natale, prima e dopo, aveva fatto dei buoni risultati, ottime vittorie, cercava la terza vittoria consecutiva, non è arrivato neanche un pareggio, è arrivata una sconfitta, 2-1 contro la San Maurese. Il servizio firmato per noi da Ania Cantagalli, vediamo. La rincorsa della Vastese si interrompe bruscamente allo stadio Macrelli di San Mauro Pascoli, dove la formazione aragonese cade per 2-1, confermando che per fare il salto di qualità certamente manca ancora qualcosa. Prova incolore dei biancorossi di Montani, costretto ad inizio ripresa un triplo cambio che sa di insoddisfazione, ma che manca il terzo successo consecutivo dopo aver regolato a cavallo delle festività natalizie Agnonese prima e Matelica poi. Solito 4-3-3 per Montani, con Conè e Leonetti a dar sostegno a Sciba, dietro Sbardella e Del Duca, coi confermati De Meio a destra e Mataloni a sinistra. Capellupo a dettare i tempi di gioco. Ma l'approccio dei romagnoli è decisamente migliore. Al quarto è Zuppardo a farsi vedere con un diagonale rasoterra da sinistra, pallone che però termina sul fondo. Ancora la squadra di Mastro Nicola a farsi vedere al minuto numero 6. Bonandi cerca e trova la torre ancora di Zuppardo. Il colpo di testa libera Loati, destro che non c'entra lo specchio della porta. Bonandi allora decide di mettersi in proprio quando ci prova dai 30 metri col mancino, ma anche in questo caso non c'entra il bersaglio grosso. Come però farlo Uati al 12esimo. Scarpone ancora per Bonandi, il suo sinistro è ribattuto dalla difesa ospite, ma è proprio Uati con un colpo da biliardo a centrare il palo più lontano e trafiggere Patania. C'è praticamente solo la Samorese in campo, tutto passa prevalentemente dai piedi di Bonandi, che al quarto d'ora libera Sapucci, Patania si fa valere respingendo coi pugni però. Poco dopo la mezz'ora è Santoni a provare la via del raddoppio, ma è ancora Patania a dire di no. Montani allora rivoluziona la Vastese, dentro Fiore, Iarocci e Di Giacomo, per Russo, Conè e Mataloni.
Qualcosa si intravede, ma non sarà sufficiente. Shiba cerca di suonare la sveglia al 50° dalla distanza, conclusione parata, così come quella 3 minuti più tardi proprio di Fiore. Baldassarri non è mai chiamato in causa, perché persino il capocannoniere del girone Leonetti sembra avere le polveri bagnate, servito poco e male. E la Sammaurese è letale 1 minuto più tardi. Rosini pesca Zuppardo con un lancio preciso, la punta controlla e col destro firma il 2-0 di casa. Colpo durissimo per la Vastese, che non riesce a reagire, anzi rischia di prendere anche il tris al 62°. Il tocco vincente sugli sviluppi di un corner di Lombardi è fermato dalla terna arbitrale per una posizione di fuorigioco. Scampato l'ennesimo pericolo, Leonetti si fa vivo al 66°, con un destro da fuori bloccato da Baldassarri. A 12 minuti dal termine però la Vastese accorcia le distanze. Angolo di Fiore, testata vincente di Shiba, tiro troppo potente che piega i guanti di Baldassarri. Ma è l'ultimo sussulto di un match che stoppa le ambizioni di rilancio dei biancorossi. Nulla da fare, la classifica rimane discreta, ma vincendo avrebbe potuto cominciare ad essere interessante. Mercoledì però si torna in campo. All'Aragona arriva la San Giustese quarta della classe. La Vastese ha l'obbligo di dimenticare il Macrelli e una Romagna che sembra non portargli grande fortuna. Sconfitta dunque per la Vastese sul campo di San Mauro Pasco. Intanto continuano ad arrivare i messaggi, grazie a tutti quelli che ci stanno scrivendo. Intanto diamo la buona serata e il benvenuto nei nostri studi al presidente d'Avezzano, Luciano D'Alessandro. Buonasera presidente. Buonasera a voi. Insomma, durante il servizio già qualcuno si lamenta degli acquisti dell'Avezzano, poi insomma i temi saranno tanti da analizzare anche con lei. Però visto che abbiamo trattato l'argomento, abbiamo fatto vedere l'argomento vasto e che molti a molti a basso si è rimasto nel cuore addirittura, come hai potuto leggere dai messaggi precedenti, ci chiedevano come è possibile che la Vastese giochi così male con un organico del genere. Ora non ti faccio ovviamente rispondere, però ti chiedo se sei un po' se ti ha un po' stupito la prima parte. Questa parte di campionato la sta facendo discretamente la Vastese, aveva fatto 2 vittorie, oggi probabilmente non era al massimo della condizione. Sì, sinceramente giocare a San Mauro non è facile per nessuno, perché è un campo piccolo, quindi dal palo anche fare le riprese è facile. La Vastese si è ripresa dall'arrivo di Montagna, ha fatto punti, cioè noi abbiamo perso lì, però non è che mi abbia colpito tanto, sinceramente noi meritavamo qualcosa in più. La Vastese, il campionato che deve fare è questo, sono partiti con proclami di vittoria di campionato, adesso hanno abbassato un po' le pretese e quindi questo è il campionato che deve fare la Vastese, deve fare i punti per ottenere una salvezza tranquilla, anche se Vasto è una piazza che merita, è una città bella, un pubblico, un grande pubblico, e merita di più secondo me. Ti è rimasto anche a te un po' nel cuore, Vasto? Sì, Vasto, da come ne parli? Vasto mi sono trovato benissimo, ho tanti amici e spero di un giorno, spero che un giorno ritornerò lì a lavorare. Andrea, vengo da te per chiederti, insomma, questo è all'interno di un cammino verso la salvezza, perché questo è l'unico obiettivo dichiarato a questo punto dalla società e anche dal tecnico Fabio Montani, all'interno di un cammino che deve portare alla salvezza, un passo falso dopo 2 vittorie ci può stare? Rientra? È una domanda, non è sì, una sì, considerazione. Sì. Se questo sarà il cammino della Vastese, quindi con buoni momenti alternati a delle sconfitte, va da sé che l'obiettivo sarà la salvezza e il ritmo portato negli ultimi tempi porterà la Vastese a salvarsi. Certamente se qualcuno auspica, e tra questi non c'è Fabio Montani, che la Vastese debba fare un campionato di rimonta verso la zona playoff, visto che ormai gli obiettivi sono evidentemente cambiati, questa squadra era in zona playout fino a qualche tempo fa, è chiaro che questa è una sconfitta che può far male, perché ridimensiona il processo di crescita intrapreso nelle ultime domeniche, lo ridimensiona come risultato e da quello che ho visto anche come prestazione, ma siccome insomma ci fidiamo anche di quello che dice Fabio Montani, se Montani anche alla domanda di Paolo Renzetti la scorsa settimana, dopo aver battuto il Matelica, dice io non casco in questi tranelli perché ho ben presente quella che è la situazione, lui sa bene che questa squadra non può permettersi di pensare così tanto in alto.
ci sono delle problematiche, squadra quasi ricostruita da capo, nuovi equilibri da trovare, ma senza fare la preparazione, cioè in corso d'opera. Poi se arriva la svolta, magari può anche la conseguenza può essere fare una serie di risultati e sognare anche un posto playoff. Ma se guardiamo concretamente quello che è il cammino attuale della Vastese, evidentemente ci sono ancora dei problemi e quindi bisogna volare basso e bisogna giocare partita per partita cercando di massimizzare il tutto. Non è il momento di fare voli pindarici e la gara di oggi, se mai ce ne fosse bisogno, lo dice chiaramente. Assolutamente, peraltro insomma, le tre sostituzioni a cavallo dell'intervallo insomma, fanno capire che Montani non era proprio soddisfatto di quello che stava vedendo in campo. Volevo domandare al DS Micio cosa ne pensa dei due under ex Primavera, Pescara, Palestina e Di Giacomo, e se sono due profili cercati da lei. Sì, sì, quest'estate avevo parlato con Di Giacomo, Palestini lo conosco, sono due buoni profili che sicuramente possono stare in un contesto di prima squadra. Ci scrivono anche da Giulianova che oggi poteva probabilmente vincerla anche facilmente la partita, è arrivato solo un pari in casa dell'ultima della classe, il Castelfidardo. Allora, ci vediamo il servizio della partita e le interviste ai due tecnici Vagnoni e Stallone, vediamo. Termina in parità la sfida tra Castelfidardo Real e Giulianova, punto che serve a poco al Castelfidardo se non quello di interrompere la serie di 6 sconfitte consecutive, mentre al Giulianova ha il rammarico di non aver portato a casa i 3 punti viste le tante occasioni mancate. E infatti sono gli ospiti a partire meglio rispetto ai padroni di casa. Già al terzo Di Paolo imbecca Torelli che tira in diagonale, ma la palla sfila sul fondo vicino al palo. Al sesto è Antonelli che conclude di drop dal vertice destro dell'area, ma anche qui il pallone finisce sul fondo. Al quindicesimo si sblocca la partita, Di Paolo conquista palla sulla sinistra e tira in diagonale, il portiere respinge, poi Eno anticipa in angolo, dal corner batte Napolano, palla in mezzo, colpo di testa vincente di De Fabritis che anticipa tutti e mette dentro. Al diciottesimo si vede il Castelfidardo, bel cross di Massi dalla destra con né Severini né Calabrese che riescono colpire il pallone di testa e quindi non arrivano all'appuntamento con la rete. Al ventitresimo si rivede il Real Giulianova, cross di Napolano, colpo di testa di Antonelli con Mercorelli che riesce a deviare compiendo un mezzo miracolo. Al ventisettesimo grandissima occasione per il Castelfidardo che nasce da un'incomprensione difensiva tra il portiere Pagliarini e la difesa, la palla va a D'Ercole che tira a botta sicura ma il portiere è bravissimo a deviare in corner. Al ventinovesimo Calabrese tira da posizione centrale, il pallone sfila vicino al palo. Al quarantesimo palla filtrante di Giovagnoli per Calabrese che fugge sul filo del fuorigioco, tira sul primo palo ma colpisce solo l'esterno della rete. Il primo tempo si chiude con un lancio millimetrico di Napolano per Di Paolo che corre verso Mercorelli e tira, ma il portiere si allunga e para. Nell'inizio della ripresa si vede ancora il Real Giulianova con Napolano che dalla sinistra crossa verso il centro, Mercorelli esce a vuoto, palla ad Antonelli che spara, ma è bravo il portiere a recuperare il pallone e mandare in corner. Al diciottesimo punizione al vertice sinistro di Di Rollo che però manda altissimo. Al ventiquattresimo il Castelfidardo pareggia. Corner di Trillini, palla a Calabrese che cerca di incunearsi, palla respinta e ritorna sui piedi del numero 7 di casa che tira in diagonale, la sfera viene deviata e per Pagliarini non c'è niente da fare, arriva all'1-1, il Castelfidardo si rinvigorisce, al 35esimo punizione al limite di Calabrese in bocca a Pagliarini, al 40esimo D'Adamo viene atterrato al limite dell'area, batte cuore per il Giulianova, il pallone finisce altissimo, l'ultima occasione all'ultimo minuto, Petrarulo viene steso da De Fabritis al limite dell'area, batte Calabrese ma il pallone colpisce la barriera e finisce 1-1. È un pareggio che meritavamo forse sicuramente anche a San Nicolò, dove la differenza l'ha fatta un episodio e oggi la squadra, nonostante la sconfitta di San Nicolò, ha giocato secondo me una grande partita, tranne i primi 5 minuti dove siamo andati in difficoltà su 2-3 nostri scivoloni per via del campo, abbiamo capito troppo tardi che loro rubavano e verticalizzavano subito, quindi rubavano e mettevano sta palla oltre la linea e lì siamo andati un po' in difficoltà, poi abbiamo capito
come giocavano, noi l'abbiamo, ci siamo staccati forse un pelo prima e il secondo tempo li abbiamo crediti alti e abbiamo creato tanto e abbiamo concesso anche poco. Il Castelfidardo ha messo molto cuore, ha lottato fino alla fine e chiaramente ha una situazione di classifica difficile, quindi chiaramente ha dimostrato però di essere vivo e io l'avevo visto anche nelle partite, non merita la classifica che ha, sapevamo quindi che la partita fosse difficile, loro ce l'hanno messo tutto e hanno provato giustamente ad arrivare a questo pareggio che è arrivato in un modo fortunato, però è arrivato. Dall'altra l'arrabbiatura c'è, ripeto che senza nulla togliere i meriti dell'avversario, questa era una partita da chiudere, abbiamo avuto diverse palle gol importanti, è stato un super Mercorelli che credo sia stato il migliore in campo in assoluto, in un campo infame siamo riusciti a fare anche qualche trama di gioco importante e una squadra vera questi punti li porta a casa, soprattutto perché bisogna salvarsi il prima possibile, il giorno di ritorno è difficile. Insomma, non è sceso il pareggio a Nico Stallone. Andrea, tutto sommato, ha ragione perché abbiamo visto il servizio, occasioni per portarla a casa la partita del Giulianova ce le ha. Poi vado al presidente D'Alessandro perché, insomma, il Castelfidardo diciamo che è un po' staccato, però comunque è una diretta concorrente per la salvezza. Andrea, Stallone un po' arrabbiato perché effettivamente si potevano prendere. Beh sì, sì, poi le occasioni le ha avute, ha sbloccato anche il punteggio, il gol subito è un'azione evitabile perché comunque si era difesa schierata, c'era tanta densità in area di rigore, c'è questo tiro, qualcuno lì ha dimenticato di pressare, mi pare Trillini che ha calciato e poi c'è stata questa deviazione che ha spiazzato l'estremo difensore Pagliarini che ha dimostrato, ha fatto anche una grande parata nel primo tempo dimostrando comunque di avere delle qualità, quindi è evidente che c'è del rammarico anche perché sono punti pesanti, era uno scontro diretto perché Giulianova deve considerarsi una squadra che deve lottare per la salvezza, non ha altri obiettivi il Giulianova al di là poi della Coppa Italia che è comunque un'altra competizione, quindi è evidente che del rammarico può esserci. Fa piacere che è andato in gol un giocatore che aveva iniziato molto bene, che poi si è dovuto fermare per un contrattempo di natura fisica, ma è un giocatore di grande affidabilità e mai abbastanza reclamizzato, Mattia De Fabritis, che noi abbiamo avuto modo di apprezzare anche ai tempi in cui era al Teramo, giocatore già allora anche come under in Serie D ma poi anche in Serie C di grandissima affidabilità, ha avuto un'evoluzione, non è più solo un terzino ma fa anche il centrale, guida anche la difesa, un giocatore assolutamente importante per lo scacchiere di Stallone. Assolutamente. Oh, Presidente, questa partita dimostra che in fondo poi andare a giocare persino sul campo dell'ultima della classe è tutt'altro che semplice, sì, questo no. Complica un po' le cose. Assolutamente sì, cioè, ma tutte le partite sono difficili, il Castelfidardo è una buona squadra e sicuramente giocherà per vincere contro di noi. Le chiedevano, poi le faccio anche altre domande che sì. Sono arrivate da casa, ma Bisegna non sta bene? Martedì dovrebbe tornare a correre, quindi diciamo a breve dovrebbe reintegrarsi nel gruppo. Tra poco vedremo anche il servizio della partita di ieri, però insomma prima dicevano gli acquisti che sono stati fatti probabilmente non sono all'altezza di una squadra che deve salvarsi, adesso io provo a ricordare così a mente, a memoria. Sì, ho letto anche io il messaggio, in parte non sono d'accordo, cioè nel senso che noi abbiamo portato dei buoni giocatori, Avezzano, Ferrante, Manari, lo stesso Bruni è arrivato ieri, insomma Padovani, cioè, secondo me, non ne dimenticherò qualcuno, sono arrivati buoni giocatori, dobbiamo dare un po' di tempo per integrarsi nella rosa, magari ecco, per assimilare lo schema di gioco del mister e poi secondo me i risultati arriveranno. Oh, peraltro, ieri Andrea, l'Avezzano ha incontrato probabilmente, tolto il Cesena, che sta facendo un super campionato nelle ultime giornate, la squadra che ha fatto nelle ultime 7 partite, dopo il Cesena, più punti, ha fatto 16 punti nelle ultime 7 partite, 5 vittorie, un pareggio e una sconfitta. Sì. Vittorie consecutive. Vittorie consecutive. E chi se lo sarebbe mai aspettato che il Monte Giorgio sarebbe stato una squadra? Io sicuramente no. Io sicuramente no. Tu prima parlavi di De Fabritis non reclamizzato, ma il Monte Giorgio non l'aveva reclamizzato nessuno. No, ma infatti è una squadra anche nei nomi
c'è Sbarbati che è un ottimo centravanti per la categoria, c'è Terrenzio che è un ottimo centrale per la categoria, diciamo che c'è Mariani, ecco, diciamo che c'è questa spina dorsale interessante, però non parliamo comunque di una squadra che ha grandissimi nomi, è una squadra che deve salvarsi, che ora ha imbroccato la serie giusta, è in fiducia e quando tutto va bene vinci gare anche come quella di ieri con il minimo sforzo. Ieri in Montegiorgio si è dimostrata una squadra quadrata, solida, ha subito quasi nulla, però c'è molto demerito dell'Avezzano che ha giocato una partita nettamente al di sotto delle aspettative e, se posso dire la mia, rispetto ai primi 20 minuti mi sembra una gara simile a quella con l'Avastese dell'Avezzano, c'è una squadra timida che giocava con il freno a mano tirato. Con l'Avastese, dopo il gol di Padovani, la situazione è migliorata, nel secondo tempo la squadra ha legittimato quella vittoria. In questo caso il gol invece è stato subito dopo il triplo cambio di Giampaolo e la squadra, come per tutta la partita, ma soprattutto dopo il gol subito, anche comunque tenendo presente l'espulsione di Besana, non ha messo quella grinta, quella tigna che una squadra che deve salvarsi deve mettere. Al di là dei limiti strutturali che può avere l'organico, una squadra che secondo me in mezzo al campo ha poca struttura fisica e deve averne, se non sia una squadra poi così altamente tecnica, e comunque l'Avezzano rispetto a prima da quel punto di vista si è un po' indebolito, però una cosa non deve mancare a questa squadra: la grinta, la voglia di lottare e canalizzare le energie nella maniera migliore, perché ieri a un certo punto alcuni giocatori come Samp si sono innervositi e hanno pensato più a protestare con l'arbitro che a mettere quelle energie per fare cose positive in campo. C'era anche un campo in non perfette condizioni, ma io ritengo, e mi rivolgo al presidente, che lui possa chiedere alla sua squadra più grinta, soprattutto quando si gioca al De Marsi, devono mordere sulle caviglie degli avversari, ma nella maniera migliore e senza farsi trascinare in nervosismi vari. Presidente, d'accordo con la disamina di Andrea? Sì, per quanto riguarda la prestazione di ieri, diciamo, noi come squadra, come società, dobbiamo chiedere scusa a tutti i tifosi che erano presenti al campo, perché non abbiamo offerto la nostra migliore prestazione. Insomma, io credo che sia solamente un incidente di percorso, ecco, qualche giocatore nuovo che era arrivato da poco, quindi ancora non pronto al 100%, il campo che ci ha condizionato molto, perché tutta la parte sotto la tribuna coperta, sì, era completamente ghiacciata, si faceva fatica a stare in piedi. Noi siamo una squadra che gioca la maggior parte del suo gioco lo fa sulle fasce, quindi chiaramente lì abbiamo ecco, guarda qua dall'immagine, il campo era veramente una pista da pattinaggio, insomma, e lì abbiamo un po' sofferto. Però sono d'accordissimo sul fatto che dovevamo fare comunque un qualcosina di più, a prescindere dall'aspetto tecnico. È mancata quella grinta che ci ha contraddistinto nelle precedenti partite, soprattutto con la Savignanese e con la Vastese. Certo. Le davano un consiglio, io non so quanto, sì, giustamente lei lo voglia accettare, perché presuppone insomma una discesa di categoria che non si augura a nessuno, chiaramente noi in primis e lei ovviamente anche più di noi. Certo. Però gliela mettevano come consiglio, cioè presidente, il consiglio è quello di tornare in eccellenza per darsi un nuovo slancio, ma è un... non lo so, io... eccolo qua, come la vedo io, Avezzano deve tornare in eccellenza e poi ripartire alla grande. Scusa, in un'eccellenza dove ci sarà magari il Lanciano e dove forse arriverà l'Aquila e dove ci saranno altre società in difficoltà, cioè vincere l'eccellenza, e lo sa il Chieti, non è affatto facile, ma lo sanno anche altre. Tu dici perché l'Aquila potrebbe passate. Chiedere di essere ripescata, Andrea? No, l'Aquila arriverà dal basso, forse non l'anno prossimo. Ah, dalla prima categoria, certo. Però l'anno prossimo ci potrebbe essere il Lanciano che vorrà, certo, vincere il campionato, cioè non è una passeggiata, si rischia di perdere diverse stagioni. Avezzano si deve salvare. È d'accordo, presidente. A prescindere che l'Avezzano comunque non avrebbe paura del Lanciano, dell'Aquila e di nessun'altra squadra, insomma, però siamo in Serie D, la categoria è importante, ci siamo e ce la teniamo ben stretta, lotteremo fino all'ultima giornata per mantenerla la categoria. E infatti dicono, ma come si fa a dare certi consigli? Un consiglio assolutamente che... Ovviamente. Ma non penso che sia partito da un vero avezzanese, quantomeno da un vero nostro non lo possiamo sapere. Va bene, ci fermiamo un attimo, poi ovviamente apriremo la pagina dell'Avezzano. Presidente, rivedremo la partita, immagino che non le faccia tantissimo piacere, però insomma è andata così. Ci fermiamo per la pubblicità, torniamo tra poco. Eccoci rientrati di nuovo con l'Abruzzo del pallone, grazie a tutti quelli che ci stanno scrivendo, anche per esempio come in questo caso da Teramo, nonostante oggi non si giochi,
Buonasera, scusate la domanda, ma gli obiettivi del Teramo in attacco, c'è qualche nuovo nome? In realtà non nuovi rispetto a quelli che insomma sono già usciti. L'obiettivo è quello di un grande nome, Geico su tutti, poi c'è Edgar Ciani della Vibonese, ci sarebbe Cappelluzzo che è del Verona, che è stato a Pescara. Ti piacciono direttore questi nomi? Ciani, Geico, Cappelluzzo. Cappelluzzo è un buon profilo, ma io mi butterei su qualche giocatore della Serie D, sinceramente. Tipo Leonetti. Io non voglio, io forse che è stato un nome accostato, però io forse sono matto, però io prenderei Moretti del Notaresco, secondo me è un buon attaccante, buonissimo attaccante, sì. Quindi, però cercano giocatori in Serie C, che in Serie B addirittura, in uscita dalla B, perché Geico uscirebbe dalla B, Montalto uscirebbe dalla B, Guidone del Padova, Montalto è bravo dalla B. Cappelluzzo è bravo, cioè ci sono i profili bravi, però mi butterei pure sulla Serie D, ci sono buoni profili. Certo. Mi spiegate perché il Pescara avrebbe dovuto contrattualizzare Costantino per poi darlo al Teramo? Ok, all'epoca Donnarumma giovane in prospettiva, ma Costantino no. In questo caso, caro amico, io ho capito il ragionamento, dici finché il Pescara va a contrattualizzare un giocatore giovane, come era all'epoca, lo è anche adesso, ci mancherebbe Donnarumma, ma su cui poi può avere un riscontro nelle stagioni future, ok, allora il Pescara fa l'investimento insieme con il Teramo. Per Costantino, che va verso i 29 anni, magari no, però credo che sia un'opzione di rapporti tra società che ci sono normalmente. Questo credo che sia più o meno il ragionamento. Intanto c'è un bel messaggio che giro al presidente D'Alessandro e al nostro Andrea Costantini, che ci arriva. Un saluto al presidente D'Alessandro, al grande Costantini, al papà di Teramo, che noi salutiamo sempre Forza Avezzano. Lo saluto pure io, lo abbraccio, a volte ci siamo visti anche nel corso delle partite, e faccio l'in bocca al lupo a lui come tramite da estendere al figlio, perché ha questa grande opportunità. Grandissima opportunità in Serie B con lo Spezia. Assolutamente sì, vabbè, ma lui è un giovane di prospettiva, meritava questa possibilità, io sono sicuro che la sfrutterà. Poi lui ha una grandissima famiglia dietro, il papà è una bravissima persona, insomma, quindi gli auguro tutto il bene di questo mondo. E noi lo salutiamo caramente, ci rivediamo il servizio Avezzano Montegiorgio 0-1, vediamo. Massimo risultato col minimo sforzo, il Montegiorgio espugna il De Marzi di Avezzano conquistando la quinta vittoria consecutiva e lasciando ai biancoverdi l'amaro in bocca per una sconfitta giunta al termine di una prestazione incolore condizionata da un terreno di gioco ai limiti della praticabilità. Formazioni: Giampaolo si affida al 4-3-3 e lancia dal primo minuto i nuovi acquisti Mattia Bruni e Falu Samb al centro dell'attacco assieme al confermato Manari. Panchina per l'alto neoacquisto Fulvi. Nel Montegiorgio Massimo Paci risponde con sbarbati Pellizzi Albanesi a completare il 4-3-3 in cui Vecchione prende il posto dell'infortunato Calamita. Avvio di gara soporifero in cui è il ghiaccio del De Marzi a farla da padrone. La prima emozione arriva all'ottavo con Albanesi che pennella per la testa di sbarbati, ma Fanti è provvidenziale e sventa il pericolo. L'Avezzano appare remissiva e fatica ad impostare una manovra avvolgente. Il primo pericolo degno di nota arriva alla mezz'ora da un tiro cross di Daniel Di Nicola che per poco non sorprende Menegatti, lesto ad alzare la sfera sopra la traversa. Al 45esimo altro squillo del Montegiorgio, da un errore in disimpegno di Fanti, Prosmans rifinisce per Pellizzi che mette in mezzo, ma Fanti si riscatta bloccando la sfera. I primi 45 minuti sono tutti qui. In avvio di ripresa si vede Falu Samb, girata mancina del senegalese dal limite dell'area, ma palla che termina alta sopra la trasversale. 60 secondi dopo i marchigiani rispondono. Dalla destra suggerimento per Albanesi che calcia in porta, ma è ancora Fanti a salvare il risultato. 4 minuti più tardi Giampaolo richiama in panchina Fanti per Sinato e Bruni e Di Renzo per Padovani e Puglielli, disegnando un più propositivo 3-4-3. Al decimo però è ancora il Montegiorgio a farsi minaccioso. Incornata di Pellizzi e Sinato risponde in angolo. Sul corner seguente Ghiani fa partire un controcross dalla sinistra per lo stesso Pellizzi che deposita per l'1-0 dei marchigiani. Seconda rete in campionato per l'attaccante classe 99 dopo il sigillo messo a segno contro il Castelfidardo. La partita dell'Avezzano si complica maledettamente al 15esimo. Besana scalcia Prosmans a gioco fermo. Il direttore di gara Gandolfo vede tutto e sventola il rosso in faccia all'esterno marsicano. I biancoverdi in 10 provano a gettare il cuore oltre l'ostacolo, ma di pericoli veri dalle parti di Menegatti non se ne vedono.
Al 26esimo Giampaolo gioca la carta Fulvi per uno spento Manari. Paci replica con l'ex fermana Nasic e Marchionni per Albanesi e Rozzi. La reazione dell'Avezzano è tutta nella conclusione di Fulvi, ma l'estremo marchigiano ha vita facile e blocca la sfera. Al 44esimo il Montegiorgio ha la palla del KO. Sbarbati scappa via sul filo del fuorigioco, Sinato esce bene ed evita il raddoppio. Al 46esimo assalto disperato dell'Avezzano. Tariuk, sombrero e tiro verso lo specchio, ma è Biasol a salvare in prossimità della linea. Finisce qui 5 su 5 per il Montegiorgio, secondo KO di fila per l'Avezzano. Biancoverdi attesi mercoledì alla trasferta di Castelfidardo, vero e proprio crocevia della tribolata stagione marsicana. Mister, una sconfitta arrivata al termine di una prestazione incolore, condizionata però anche da un campo sul quale era difficile giocare con qualità. L'errore l'abbiamo fatto lì, secondo me. La partita non c'erano le condizioni per giocare, perché su tutto il campo, soprattutto sulla fascia sotto la tribuna, si pattinava e non dovevamo giocare, perché è una partita che poi viene condizionata da episodi. È vero che noi il primo tempo non abbiamo giocato bene, e questo ci dobbiamo prendere le nostre responsabilità, perché si vedeva che il Montegiorgio aveva forse più voglia di vincere la partita, noi eravamo un po' frenati. Poi il secondo tempo addirittura c'è stato quell'episodio lì di Besana, che ha fatto un errore di gioventù, perché cambiando modulo, avendo quella fascia lì dove c'era Sole, potevamo sfruttare le sue sovrapposizioni, e subito dopo un minuto è stato mandato via per ingenuità, perché era già anche diffidato, non doveva fare quel gesto lì. Siamo rimasti in 11 contro 10 e addirittura in 11 contro 10 poi abbiamo anche rischiato di pareggiarla, non so se c'era un rigore lì al limite. Però dobbiamo farci un esame di coscienza, dobbiamo stare tranquilli, perché non dobbiamo mettere ansia. È normale che il campionato è ancora lungo, siamo lì, lo sapevamo che dovevamo lottare fino alla fine. Mercoledì c'è subito un'altra partita e questo è un vantaggio, perché ci possiamo subito rimettere in carreggiata. Dobbiamo migliorare soprattutto sull'atteggiamento, perché è vero che oggi hanno giocato due giocatori nuovi che sono arrivati da poco, ci vuole anche un po' di tempo, però il primo tempo la squadra è stata un po' contratta, non mi è piaciuta, e lì effettivamente dobbiamo migliorare. Queste le parole di Giampaolo, che un po' ha tirato le orecchie a Besana. Presidente, ha detto anche probabilmente questa partita non andava disputata, perché probabilmente tra le due squadre chi ci ha rimesso un po' di più a livello tecnico è stato proprio l'Avezzano. Ma ci avete pensato anche di provare a rinviarla la partita? Sì, ci abbiamo pensato, ma non è una cosa che dipende da noi, lì c'è un arbitro, è lui che decide, lui ha ritenuto opportuno giocare, quindi noi ci siamo adattati. Però come dicevo pure a inizio trasmissione, appena arrivato, cioè, a noi ci ha condizionato moltissimo il campo. Sono convinto che l'Avezzano si rialzerà, la squadra è molto forte e deve solo amalgamarsi. Peraltro, Presidente, lei Presidente lo è diventato in corso d'opera, prima era vice di Gianni Paris e poi insomma c'è stato il passaggio di consegne con un nuovo direttore sportivo, Mauro Traini. Insomma, è chiaro che avere un cambiamento societario così importante inevitabilmente un po' si ripercuote anche sulla squadra? Diciamo che il nostro cambiamento è avvenuto dalla sera alla mattina, quindi cioè comunque non c'è stato neanche il tempo per poterlo programmare e per poter fare meglio, insomma. Però ci siamo comunque subito messi in moto per cercare di fare le cose fatte per bene. Credo che fondamentalmente ci si stia anche riuscendo, nel senso che a prescindere dalla sconfitta di ieri, fino ad ora abbiamo perso con squadre, non so, tipo il Cesena e con il Campobasso, certo, dove abbiamo comunque perso in maniera immeritata, quindi credo che fino ad ora il nostro lavoro non sia stato così da gettar via, insomma. L'avvento di un direttore sportivo come Mauro Traini, insomma, come si è arrivati a questo matrimonio? Si è arrivati perché era una persona che conoscevamo tramite un amico comune, quindi abbiamo fatto una chiacchierata e abbiamo ritenuto opportuno prenderlo con noi, insomma, abbiamo creduto nelle sue possibilità, nelle sue potenzialità. E staremo a vedere, insomma, dai. Per adesso è anche presto, secondo me, volerlo giudicare nel suo operato, cioè i giocatori sono stati presi, diamo tempo di amalgamarsi alla rosa e poi vedremo. Certo, non c'è stato mai nessun dubbio sulla conduzione tecnica? No, assolutamente, però. Assolutamente, cioè Giampaolo
L'ho già detto a lui personalmente, lo ribadisco pubblicamente, c'è stato vicino, cioè quando comunque siamo subentrati in corso d'opera, abbiamo perso la partita di Isernia e ho deciso di smantellare tutto l'organico per ricostruirlo da capo, lui è restato, cioè il martedì ci siamo allenati con la Juniores, lui si è dimostrato un signore, un professionista e sono sicuro che poi alla fine ci darà una grande mano. Insomma, si è dimostrato un catalizzatore anche nei momenti più complicati, un equilibratore, sì. Certo. Dico bene? Sì, assolutamente sì. Andrea, tu eri presente a quella conferenza, a questa conferenza stampa, stavamo vedendo del passaggio di consegne, insomma, è stata una tra virgolette rivoluzione, perché comunque si passava ad una nuova struttura societaria, la squadra poi è stata di fatto decostruita e ricostruita, insomma è anche difficile pensare che vada subito tutto, si incastri tutto perfettamente. Peraltro tutto è avvenuto con l'apertura del mercato, quindi questo ha anche accentuato le difficoltà da un punto di vista tecnico, perché fare queste operazioni di passaggio societario, acquisire un nuovo direttore sportivo e dover smantellare la squadra saranno stati giorni a dir poco frenetici. Venendo a quella giornata, ecco, a cui si riferiscono le immagini, io ho potuto percepire due aspetti, l'ho evidenziato all'epoca e ora abbiamo anche il diretto interlocutore. Uno, diversi tifosi hanno detto, anche al sottoscritto quando sono andato lì, magari si sono avvicinati per scambiare una battuta, ora mi riavvicinerò all'Avezzano. Quindi da parte di una frangia della tifoseria c'era comunque una disaffezione che ora veniva messa da parte per riavvicinarsi alla squadra, quindi questo aspetto. E poi dal punto di vista operativo Paris era una personalità molto forte ed era anche accentratore. In questo caso mi pare che ci sia una maggiore propensione a una distribuzione dei compiti. Quindi questo a livello operativo lo vedo come una differenza rispetto all'epoca Paris. Ecco, chiedo al presidente D'Alessandro se sono questi due aspetti che caratterizzano effettivamente, se è d'accordo con questa analisi. Sì, sono d'accordissimo con te. Io, vabbè, l'ho detto anche quando mi ha intervistato il giorno della conferenza, insomma, i tifosi si riavvicineranno, dobbiamo essere bravi noi a dar loro fiducia e a breve secondo me ci rivedremo tante persone allo stadio De Marzi che ancora adesso non stanno venendo. Presidente, dicono sì. All'Avezzano serve una punta centrale e un regista e poi vorrebbero un under in porta. Io sull'under in porta posso rispondere io, perché ho visto la parata per esempio che ha fatto Fanti ieri, insomma sì. Io ci penserei prima di cambiare uno come Chicco Fanti, allora la faccio rispondere solo sulla punta centrale e sul regista, che ci dicono da casa. Ma sul regista con il modulo di gioco che facciamo, cioè non credo che ce ne sia bisogno. Per quanto riguarda la punta centrale abbiamo Padovani, Falusamb e Bruni che è arrivato in settimana, insomma secondo me ci siamo, cioè bisogna solamente dare del tempo. Per quanto riguarda invece Chicco Fanti, cioè io credo che sia il mister comunque a fare delle scelte, lui è secondo me un lusso per la categoria. Poi sarà il mister a fare le valutazioni di partita in partita. Fanti ha il suo pro e il suo contro nel temperamento, cioè il temperamento oltre che la sua tecnica tra i pali, il temperamento è un aspetto importante per quel che gli riguarda, forse dovrebbe evitare qualche eccesso fuori e dentro il campo, e se toglie questi eccessi è un ottimo profilo. Fanti è tra i migliori portieri della categoria. È d'accordo, presidente? Sì, per gli eccessi fuori dal campo non credo ce ne sia bisogno. Lui è un ragazzo serio, ha la testa a posto, con la famiglia, moglie e figli, insomma, quindi cioè, per quanto riguarda questa cosa lui è molto tranquillo, insomma. Per quanto riguarda gli eccessi che possono esserci in mezzo al campo, lui è un avezzanese, sente la partita chiaramente in maniera diversa. Quindi ci può stare a volte che abbia degli eccessi di reazione. È il capitano e deve chiaramente responsabilizzarsi, però sta migliorando tanto anche in questo. Oh, Gravino torna all'Inter, Mancuso della Juve, Brugman e Mancini sul piede di partenza, ci si chiede il perché delle poche presenze allo stadio, plus Valenza e paracadute, gli unici obiettivi di Sebastiani. Chiaramente questo ne parleremo domani sera, vi do di nuovo appuntamento alle 21 con replay di Enrico Rocchi. Però la squadra è seconda. Com'è? Però la squadra è seconda. Appunto. Esatto.
Oh, ci scrivo da Giulianova, torna Ciccio Micciola, Giulianova e vinciamo il campionato. Giulianova, ci vivo, è una grande piazza, sicuramente torneranno i tempi migliori, i tempi che furono, gli anni della Serie C, sicuramente merita Giulianova e mi piacerebbe un giorno lavorare lì a Giulianova. Oh, direttore, veniamo tra virgolette alle dolenti note, ti faccio vedere la classifica. Dopo 14 giornate di campionato, questa è la classifica attuale. No, dobbiamo vedere la classifica 14 alla 14esima giornata di campionato, perché era molto diversa rispetto a quella che vediamo adesso. Eccola qua, era questa prima del mercato. Materica 36, Cesena 29, poi via via tutte le altre, il Campobasso addirittura era ultimo, adesso è in grande ascesa, il Giuliano era nella parte sinistra, il Pineto più o meno sempre in quella posizione. Insomma, qui parliamo alla 14esima giornata di andata, ovvero, se non vado errato, sette giornate fa. Voi ne avete giocate 6, così come il Cesena, 6 giornate fa, sia per voi che per il Cesena. Questa era la classifica allora, 25 novembre. Mettiamo quella attuale adesso, da più 7 per il Materica si è passati a meno 7. Nelle ultime 6 giornate il Cesena ha vinto sempre, ha fatto 18 punti, il Materica in questa speciale classifica è terzultimo con 4 punti. Che cosa è successo, direttore? Sicuramente un periodo negativo che ogni squadra può avere durante un campionato, solo che nel momento in cui siamo arrivati a più 7, lì secondo me è scattato qualcosa, come l'ansia di vincere scatta nella testa del giocatore, un po' di pressione in più e siamo un po' venuti meno, però io sono convinto che noi siamo una squadra forte con giocatori che hanno valori importanti e sicuramente ci riprenderemo. Molti dicono, ed è oramai un sentire abbastanza comune, ci dicono: vabbè, il Materica poi parte sempre per vincere, alla fine questo campionato non lo vince mai. Quelle sono le esperienze passate, giustamente chi vedono gli anni passati, è successo quello, però non tutti gli anni sono uguali, può darsi che hanno ragione, però il campionato è ancora lungo e noi diremo sicuramente la nostra fino alla fine. Andrea, come vedi questo calo che insomma è stato abbastanza prepotente purtroppo per il Materica? Ovviamente se ne è avvantaggiato il Cesena, che invece sta andando fortissimo. Secondo me è questione mentale, evidentemente c'è stato un momento in cui loro, dall'essere sorpresi di aver avuto un più 7 sul Cesena, a un certo punto hanno perso la partita e hanno forse pensato: vuoi vedere che questo momento ora non lo interrompiamo più? Contemporaneamente il Cesena si è rinforzato molto e ha cominciato a vincerle tutte. E quindi evidentemente è stata come una oppressione da un punto di vista mentale. Strano che sia avvenuto quando il Materica aveva toccato il più 7 e dunque un ottimo vantaggio. Io immaginavo che il Materica calasse e che il Cesena operasse il sorpasso. Mi aspettavo che questo avvenisse metà febbraio, primi di marzo, contando anche sul fatto che in questo periodo, anzi tra tre giorni mi pare, c'è lo scontro diretto a Cesena, quindi Materica perde qualche punto, perde lo scontro diretto a Cesena, magari a febbraio c'è il sorpasso. Che questo avvenisse in così poco tempo non me lo aspettavo. Penso che sia un fatto di natura mentale. Qui c'è poi il direttore sportivo, che chi meglio di lui può aiutarci a comprendere, ecco, come mai è scattata questa molla in negativo ad una squadra che ad esempio in casa le aveva vinte proprio tutte e poi a un certo punto non le ha vinte più sul terreno amico, dove non passava nessuno, e invece l'ultima vittoria, se non sbaglio, è arrivata in trasferta. L'ultima vittoria in casa è Materica Forlì. Ok.
Sì. Cioè, a volte sono anche gli episodi che ti condannano. Noi col campo basso vinciamo 2-1, sbagliamo il rigore sul 2-1, andavamo sul 3-1, col campo basso fa gol e vince la partita, però a volte prima gli episodi potevano andarci a favore, ci sono periodi che gli episodi non ti vanno più a favore e quindi si possono perdere anche le partite, ci possono essere anche dei cali, ma durante l'arco di un campionato ci sta. Adesso dobbiamo essere bravi noi a riprenderci e ad avere coraggio, a riprendere un po' l'autostima, la fiducia che solo con il risultato lo puoi ottenere. Però direttore, la partita col Cesena a questo punto è fondamentale, al contrario. Cioè, se è necessario riaprire la lotta al vertice, c'è praticamente l'obbligo della vittoria. Devi andare con coraggio, con convinzione, e devi andare a fare risultato. Quindi vediamo mercoledì di che passa siamo fatti. Una domanda. Sì, che ce l'ho qui proprio da inizio trasmissione. Com'è lavorare con Mauro Canil? Io ho una grande società alle spalle, la famiglia Canil con il presidente a capo, una grande persona, una persona educata, gentile, molto rispettosa dei ruoli, e quindi io mi trovo alla grande a Matelica, dove posso fare il mio lavoro con tanta passione e lo faccio a modo mio il lavoro. Chi l'ha stupita di più della rosa che avete allestito? Da chi magari non si aspettava che avrebbe fatto così bene? Vabbè, sono tutti giocatori bravi, che qualcuno sta rendendo di meno, qualcuno sta rendendo di più. Siamo contenti un po' di tutti. Io sono contento del portiere del 2000 che abbiamo, secondo me il migliore del 2000 che abbiamo in porta, il migliore della categoria. Sta facendo un grande campionato, speriamo che continua così, perché può ambire a categorie superiori negli anni futuri. Dite al presidente Lavezzano di preparare i biglietti, che i giugli si stanno arrivando. Noi li stiamo aspettando. Quanti vengono? In 30, 40? No, non facciamo polemiche qui dentro. Ma i giugliesi quando si muovono? Quando si muovono, la verità, non si muovono in 30. Poi li contiamo allora, dai. Va bene. E peraltro vi ricordo che in settimana si torna a giocare. Mercoledì noi saremo di nuovo in diretta con Diretta Stadio il pomeriggio, l'Abruzzo del pallone mercoledì sera alle 19:30 ovviamente, però fateci vedere il notaresco, mi hanno tolto le parole di bocca, recanatese notaresco, 0-2, vediamo il servizio. Caso di dire che la squadra di Cudini, che mai in campionato ha smarrito il gioco anche nelle giornate meno propizie, torna a vestire i panni di formazione cinica, capace di giocare a tratti con autorità sul campo di una delle squadre più attrezzate della categoria. Il 2-0 del Tubaldi, recriminazione a parte dei leopardiani, sembra fotografare al meglio lo sviluppo della contesa, nella quale i rossoblù sono sempre lucidi nel rispettare le consegne in campo. Un po' meno per la recanatese, che nel primo tempo si accende a tratti, senza però mai dare la giusta continuità alla propria manovra. La giornata del notaresco, che torna a vincere in trasferta dopo 4 mesi di astinenza, inizia subito con il piede giusto. Sono trascorsi appena 90 secondi. Quando Candellori, forse il migliore, in fase di pressione soffia la sfera a Nodari, ingenuo nella protezione. La mezzala poi rientra sul sinistro e fulmina sprecace sul primo palo. La recanatese, colpita a freddo, prova a reagire appoggiandosi alla qualità dei singoli. Al sesto Pera, di testa, cattura un pallone vagante in area. Monti è attento, ma il notaresco ad avere subito la palla del 2-0. Nello spazio vola via Moretti, che scavalca con un pallonetto l'estremo di casa. La sfera è alta, seppur di poco. Con il passare dei minuti la recanatese, anche per necessità, alza ritmi e baricentro, e qualcosa il rossoblù devo concedere. Al 25esimo Pera crea le premesse per il pari. Controllo di destro in area e battuta di sinistro. Sfera sul fondo. Ed è ancora il bomber di casa a non trovare la palla sulla rasoiata al 29esimo di Giaccaglia. Gli animi in campo si scaldano e Alessandrini viene spedito fuori dal direttore di gara al 33esimo, dopo aver protestato per un offside fischiato a Sivilla. Il notaresco rischia ancora al 37esimo. Sivilla, liberato il tiro, sparacchia fuori da 2 passi.
Attutito il rischio, il team di Cudini torna a pungere. Minuto 39, Liguori taglia per Moretti che da due passi in corner out. E poco prima della sosta Sieno, dopo uno scambio al limite, conclude in porta. Marchetti è provvidenziale nella chiusura. Al rientro in campo Cudini deve apportare una variazione. Fuori Salvatori, che accusa problemi muscolari. Dentro Ruci con Candellore che si abbassa sulla linea dei terzini e l'ex colonna al centro. Il raddoppio del Notaresco è quasi immediato. L'arbitro vede un fallo di mano di Monti sulla conclusione balistica di Ruci. Tra le proteste dei locali, Minella dal dischetto spiazza il portiere avversario e fa 12 in campionato. I rossoblù potrebbero dilagare al 14esimo. Sprecacè si salva con l'aiuto della traversa sull'inzuccata di Bontà, azionato dal solito Candellori. Alessandrini prova a cambiare qualcosa, dando maggiore peso specifico alla linea avanzata. Al 17esimo Monti dice di no alla girata ravvicinata di Pera. I giallorossi di casa continuano a spingere, senza però trovare grandi spazi nella retroguardia avversaria, sempre molto ordinata nella gestione. Prima della fine ci prova Rinaldi, ma la girata è alta. Ma è poco per scalfire le certezze del Notaresco, che si riprende la terza piazza in classifica, ora in solitaria, in attesa dell'impegno di mercoledì al Savini con l'Agnonese. Io volevo chiedere al direttore Micciola, che non ha lavorato al Notaresco, ma che con la dirigenza attuale del Notaresco, insomma, Eccoci rientrati, ultima parte, tra poco vedremo anche il Francavilla, però una domanda agli ospiti: come sono i rapporti col Pineto Calcio? Come classificate questa squadra? Presidente, come sono i rapporti col Pineto? Per quanto ci riguarda, ottimi, e per come classifichiamo la squadra, secondo me è una delle più forti del girone. Soprattutto dopo il mercato invernale, si è rinforzata tantissimo. Assolutamente sì. Anche a Materica? No, i rapporti sono ottimi col presidente Brock e con il direttore Gianmarino, poi la società, un'ottima società, la squadra, una buona squadra. Sicuramente anche il Pineto arriverà alla lunga. Però presidente, voi l'avete incontrata qualche giorno fa e noi commentando la settimana scorsa abbiamo detto la stessa cosa che lei ha detto fuori onda: fosse entrato quel tiro di Kras sullo 0-1 probabilmente staremmo parlando di un'altra partita, che vuol dire che il Matelica o chiunque altro ce la può fare a battere questa che sembra una corazzata oramai. Sulla base dei nomi lo è sicuramente una corazzata, però noi abbiamo giocato in casa loro davanti a 9.000 persone con una squadra incompleta e non ci hanno assolutamente né impressionato né messo sotto, anzi se c'era una squadra che doveva vincere era la nostra. Poi potremmo stare qui a parlare dell'arbitraggio, dei gol fuori gioco, rigori concessi, sul dubbio o meno, insomma non lo vogliamo fare, però secondo me il Matelica, che è un'ottima squadra, se va lì e li attacca li mette in difficoltà. Anche perché gli abruzzesi quest'anno, ricordo per esempio a proposito di Notaresco, anche il Notaresco ha messo in difficoltà al Manuzzi, che normalmente uno dice vabbè, risultato di solito quando una squadra va a giocare al Manuzzi sembra un risultato già chiuso. Certo. Invece no, vuol dire questo che anche la capolista è battibile ed è un campionato aperto. Sì, sì, assolutamente. Poi il Notaresco, quando è andato lì a Cesena, li ha realmente presi a pallonate, insomma, quindi dovevano sicuramente vincere loro. No, secondo me il campionato non è ancora chiuso. Se il Matelica va lì con la convinzione di poterlo riaprire e gioca la partita per vincerla, dirà la sua.
Ci scrivono: la vera delusione del campionato del Francavilla. Allora, prima di parlarne ci andiamo a rivedere il servizio della sconfitta 1-2 contro il Campobasso, servizio di Stefano Recanati. Vediamo. La cede l'intera posta in palio al Campobasso nell'anticipo della 21esima giornata del campionato e non riesce a regalare una gioia al presidente Candeloro nel giorno del suo compleanno. Prima della gara, premiazione per le ragazze del calcio a 5 del Francavilla che il 6 gennaio, battendo il Chieti, hanno vinto la Coppa Italia regionale di futsal. I giallorossi, oggi in completo bianco, senza Cafiero e il fantasista Palumbo, si schierano con il 4-2-3-1, con Nazzari e Cafiero a formare una coppia di centrali ormai collaudata. In avanti, spazio a Mancini e Montagnoli, con Banegas a supporto dell'unica punta Dos Santos. Il Campobasso a Francavilla già dalla giornata di lunedì. Per preparare la gara, viste le nevicate che hanno imbiancato il capoluogo molisano, deve rinunciare ad Antonelli squalificato e a Musetti infortunato. Parte subito a ritmi elevati la gara, ma la prima azione di rilievo è a tinte rosso-blu. Al settimo con Giacobbe, che conclude centralmente. Timida reazione un minuto dopo per la squadra di Rachini, ma sull'assist di Bedin non arriva Banegas. Ma il Campobasso non ci sta e due minuti più tardi ci vuole tutta la bravura di Spataro e con la mano di richiamo dice di no ad un bellissimo tiro a giro di Alessandro. Dallo stesso angolo schema dei molisani, ma Salvatori, forse complice un rimbalzo falso, mette incredibilmente alto sulla traversa. Il Campobasso, squadra uscita molto rafforzata dal mercato invernale, trova il meritato vantaggio, anche se con molti dubbi per un fuorigioco di Alessandro, che è servito da Giacobbe, è bravo con un tocco sotto a superare Spataro in uscita. Il Francavilla non ci sta e tra il 19esimo e il 24esimo ci prova con il migliore dei suoi Banegas, ma nella prima l'attaccante argentino è poco convinto e calcia debolmente tra le braccia di Sposito. Nella seconda è bravo ancora Sposito a dirgli di no da distanza ravvicinata. Al 26esimo si fa rivedere il Campobasso ancora con Alessandro, che chiama l'intervento a terra l'estremo giallorosso. Il Campobasso preme alla ricerca del raddoppio che fallisce un minuto più tardi con Giacobbe, che si libera con una magia di due avversari e poi mette il mirino sotto l'incrocio. Ci vuole tutta la bravura di Spataro per tenere a galla il Villa. Alla mezz'ora torna a farsi vedere la squadra di casa e si scrolla di dosso le paure iniziali. Prima fa le prove del pareggio con Banegas, quanto con il mancino a Gio calcia sopra la traversa. Poi al 37esimo, quando agguanta il pareggio, palla recuperata in mezzo al campo da Montagnoli, che serve Dos Santos, che mette in movimento Mancini, che è entrato in aria, viene atterrato da Sposito tra le polemiche dei giocatori di Bagatti. Sul dischetto si presenta Banegas, che resta freddo e mette alle spalle dell'estremo rosso-blu. La seconda frazione inizia così come iniziato il primo, con il Campobasso che al secondo minuto si divora con Di Lauro il gol del vantaggio. Giacobbe vede l'inserimento del centrocampista, ma non è reattivo e deve rimediare la conclusione con un pallonetto che non inquadra lo specchio. Al nono minuto ci prova anche il Villa. Recupero in mezzo al campo di Banegas, che serve Montagnoli, ma il sinistro dell'ex Castelfidardo è debole e si spegne al lato. L'approccio del Francavilla alla ripresa è di tutt'altra pasta e al dodicesimo va vicino al vantaggio con Montagnoli, che troppo altruista cerca l'assist per Dos Santos, così da buttare via un'ottima occasione. Cinque minuti più tardi è la volta di Banegas, che galvanizzato dalla fascia di capitano prova con il sinistro dal limite dell'area, ma la risposta di Sposito è super e devia in calcio d'angolo. Al 19esimo il rinvio di Sposito trova impreparata la difesa di casa, con Cogliati che prova il pallonetto ma il reattivo Spataro. La partita è accesa e al 22esimo è la volta di Dos Santos, che per la prima volta si fa vedere dalle parti di Sposito con un tiro al volo, ma il numero 1 molisano è ancora una volta reattivo, negando la gioia del gol al brasiliano. Sfortunato invece al 31esimo Giacobbe, che su assist al bacio di Magri colpisce il palo, complice anche la deviazione di Spataro. Al 35esimo però la svolta della partita. Cogliati lanciato a rete viene rimontato in modo falloso da Di Renzo e per il signor Pieri non ci sono dubbi ed estrae il rosso diretto a Nazzari per fallo da ultimo uomo. Ma è evidente l'errore del fischietto di Roma 1, in quanto il fallo è stato commesso da Di Renzo. A questo punto Rachini toglie Banegas per gallo, così da ricomporre la linea difensiva a 4. Ma non basta, perché al 43esimo arriva il gol di Cogliati che, imbeccato bene ancora una volta sul filo del fuorigioco, supera con delicato lob Spataro, facendo scoppiare così la gioia dei suoi compagni in panchina. Non bastano i 6 minuti di recupero concessi dal direttore di gara, così Francavilla incassa il suo primo stop casalingo, ma c'è poco tempo per piangersi addosso, perché mercoledì sarà di nuovo campionato con la trasferta sul campo del Monte Giorgio. Eh sì, si torna subito in campo. Direttore, Francavilla ci dicevano delusione. Era ora che mi davate Ciccio, che c'è un DS che merita categorie superiori. Ciao Ciccio, ti saluta, no, direttore? Ciao, ciao, noi buonasera. Lo invitiamo sempre molto molto volentieri. Delusione del Francavilla, oppure ieri possiamo insomma contestualizzarla all'interno di una partita contro forse una delle squadre che in questo momento sono più pericolose e migliori del girone, il Campobasso? Per Campobasso nelle ultime partite sta facendo bene, sta vincendo,
Francavilla non lo so se è una delusione, perché secondo me è una buona squadra, qualche pareggio di troppo, però ci sta, perché hanno cambiato tanti giocatori, anche a degli ottimi giocatori. Non dimentichiamo che Palumbo è fermo, non so per quale motivo, non c'era ieri, quindi è un giocatore che secondo me è infortunato. Secondo me con Palumbo il Francavilla ha qualcosa in più, però sono momenti negativi che sicuramente passeranno e andranno avanti e faranno un buon campionato. A Francavilla, insomma, sono delusi. Visto che siamo in chiusura, però io volevo approfittarne con il presidente D'Alessandro per, insomma, un paio di domande, perché, insomma, presidente, siamo passati da un presidente tifoso ad un altro presidente tifoso, molto tifoso. Come si sta poi dietro la scrivania? Dagli spalti alla scrivania è un po' più scomodo il ruolo, eh? Sì, sicuramente è un po' più scomodo, ma io ci sto poco dietro la scrivania. Cerco comunque di mantenere quello che è il mio ruolo di tifoso, quindi cerco di fare entrambe le cose ancora. Come un presidente giovanissimo, come lei, probabilmente uno dei più giovani di questa categoria, come è stato l'arrivo al soglio, di fatto, alla presidenza? Qual è stato l'impatto? Perché poi è vero che lei è un presidente tifoso, però poi le cose burocratiche bisogna sbrigarle. Sì, sì. Beh, l'impatto è stato sicuramente durissimo, insomma, cioè, è avvenuto, come dicevo pure prima, cioè dalla sera alla mattina, senza poter programmare nulla, con tante situazioni da dover mettere a posto, cioè, sia a livello tecnico che amministrativo, quindi, cioè, sicuramente abbiamo avuto delle difficoltà, però ecco, ci rimbocchiamo le maniche e con il lavoro andiamo avanti. Una nuova organizzazione completamente rinnovata, squadra sì, molto giovane, sì, che un po' la rispecchia. Speriamo, cioè, mi ha rispecchiato sicuramente in alcune partite, cioè quando hanno lottato in campo come dei gladiatori. Io intendevo non solo in campo, anche extra campo, insomma, avete rinnovato parecchio. Sì, 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 assolutamente sì, la squadra extra campo l'abbiamo rinnovata, abbiamo messo dentro delle persone di fiducia, dei nostri collaboratori, insomma, che sicuramente ci daranno una mano importantissima, insomma, quindi. Le chiedo, come, insomma, visto che lei era vicepresidente sotto sì, la gestione Paris, come sono i rapporti con l'ormai ex presidente Paris? Diciamo che ci vediamo e sentiamo poco. Sì. Mi pare di capire non idilliaci. No, non è un discorso di essere idilliaci o meno, insomma. Se ci incontriamo, ci salutiamo, ci sentiamo poco, anche per quanto riguarda il discorso Avezzano Calcio, quindi è così. Ma perché lui ne è uscito completamente? Beh sì, lui a parte ne è uscito completamente, poi avrà le sue situazioni, non lo so, cioè si dedicherà a quello che è suo, io mi dedico a quello che è mio. Perché molti, e lei ci ha tenuto, proprio in quella conferenza stampa che sì, abbiamo visto prima, lei ci ha tenuto a chiarire, guardate, io non sono il prestanome di nessuno, perché era una voce che circolava. Sì, ma il discorso è che ad Avezzano, diciamo, Gianni non era più ben visto, cioè tutti quanti invocavano il suo addio, quindi ecco, quando magari è realmente accaduta questa cosa e sono subentrato io, che ne ero comunque il suo vicepresidente, tutti quanti magari hanno pensato che potesse essere un'operazione in cui lui ne usciva formalmente ma non di fatto, e che io potessi essere il suo prestanome, ma io cioè assolutissimamente ho ribadito il concetto in conferenza e lo ribadisco adesso. Io ho acquisito il 99% della società, ne sono socio unico e assolutamente non faccio il prestanome di nessuno, certo, e non farei mai il prestanome per la squadra della mia città, certo, assolutamente. Le chiedono, ho visto sì, che è passato prima, cosa farà in futuro? Sicuramente rimarrà presidente, però sì, immagino sotto la presidenza, quali sono i progetti, se ne avete? Ma di progetti assolutamente sì, ce ne sono. La cosa... Vabbè, adesso sono già schermaglie a una settimana sì, sì, di distanza. Vabbè. Calmi tutti, fermi tutti. Sì, sì, no, vabbè, forse siamo andati di più di 20 a Giuliano, ma non è quello il problema comunque, vabbè. A prescindere dalle polemiche, per quanto riguarda i progetti societari, cioè sicuramente ce ne sono. Per adesso il progetto più importante è quello di raggiungere la salvezza il prima possibile. Certo. Raggiunto questo traguardo, poi magari potremo esporre quelli che sono i progetti futuri, ma per adesso meglio non fare voli pindarici, insomma. Ma leggete i miei saluti al direttore, come no, dall'amico Luca. Luca Di Pasquale, un grande amico. Ah, ok. Vabbè, solo al direttore li fai, caro Luca, gli saluti, a noi non ci scherzo. No, Luca di Colonia, è un ragazzo di Colonia che io conosco e sicuramente sarà lui. Ah, perfetto, perfetto, va bene. Buonasera, grande squadra del Notaresco, vediamo il prossimo turno di campionato, siamo in chiusura, dopo, alla fine dell'Abruzzo del pallone, l'integrale di Pescara Faro di questo pomeriggio, non perdetelo, la telecronaca di Paolo Renzetti, questo è mercoledì,
Campobasso Sant'Arcangelo, Castelfidardo Avezzano, sfida tutta bianco-verde, presidente, da vincere a tutti i costi per allontanare il Castelfidardo quanto più possibile e tutte le altre. Cesena Matelica, e questa direttore ce la gustiamo, Giulianova San Maurese, Isernia Recanatese, Montegiorgio Francavilla, Pineto Forlì, Notaresco Agnonese, Savignanese Jesina, Vastese, San Giustese. Sarà una bellissima giornata, Andrea, che vivremo insieme a partire dalle... dalle 14.25 nel pomeriggio, e poi saremo ovviamente alle 19.30 con te con l'Abruzzo del pallone per goderci tutti i gol della giornata. Però fammiti dire, quanto ti piaceva come giocatore il Cino Recoba? Tantissimo. Ecco, nell'Avezzano, e io sprono il presidente, non sprono, do l'invito al presidente a spronarlo a fare bene, nell'Avezzano c'è un giocatore che ha un sinistro alla Recoba ed è grazioso. Però a mio avviso è un giocatore che è arrivato da poco ma che può e deve dare molto di più visto il sinistro che ha, quindi lancio questo invito al presidente di spronare un giocatore che ha questo sinistro, perché deve metterlo più in vetrina, perché è un giocatore da questo punto di vista estremamente importante. Ti hai spinto un po' la chiudo così con il paragone, Andrea, presidente. Beh, Grazioso è un ottimo giocatore, ecco, lui è arrivato da noi che era un po' in ritardo di condizione, però sta piano piano, sta recuperando, e sono sicuro che poi da qui alla fine del campionato, insomma, ci darà una mano. Ma i rinforzi? Infatti, ma i rinforzi io credo che noi già ne abbiamo presi tanti di calciatori. Comunque adesso c'è anche in entrata un altro centrocampista che dovrà comunque, diciamo, rinforzare ulteriormente questa rosa, però ci dobbiamo comunque muovere con raziocinio, cioè non è possiamo buttare dentro giocatori così come... Il nome non ce lo fa. No, assolutamente, vediamo. Okay. Ci ho provato. Grazie al presidente Luciano D'Alessandro per essere stato con noi. Io ovviamente ringrazio il presidente e l'Avezzano Calcio e l'ufficio stampa, la persona di Giovanni Sidoni, che insomma ha fatto da tramite a questa ospitata in televisione. Grazie al direttore sportivo Francesco Micciola. Grazie. In bocca al lupo per lo scontro diretto di mercoledì, anche per il campionato. Noi tifiamo sempre perché il campionato non ce ne vogliano quelli di Cesena, perché sia un po' più aperto, perché magari se no poi ci annoiamo. È giusto così, se no ci annoiamo. Bravo. No, adesso sicuramente come un campionato mediocre, no? E quindi se no ci annoiamo. Mediocre lo dice ironicamente? No. Non è che sia un campionato... non lo vedo un campionato così forte, dico la verità, sono sincero. E quindi possiamo fare di più noi che inseguiamo. Certo, assolutamente. In bocca al lupo per il campionato del Materica. Un saluto ad Andrea Costantini. Ciao Andrea. Ciao a tutti. Ci vediamo con te e gli spettatori ti ritroveranno domani sera nel corso di replay con Enrico Rocchi. Ma ovviamente io e te ci vediamo mercoledì pomeriggio, certo, dai campi, certo. E poi con l'Abruzzo del pallone. Grazie a Maurizio Daguin in regia, grazie alla squadra di TV6 che ha lavorato anche in questo weekend, diviso tra sabato e domenica, ma ci piace anche così. L'Abruzzo del pallone torna mercoledì insieme a Diretta Stadio, dal pomeriggio Diretta Stadio, 19.30 l'Abruzzo del pallone. Dopo l'Abruzzo del pallone, adesso non perdete Pescara Fano, l'amichevole di questo pomeriggio. Buona domenica.